Beatrice Famosi, io avevo una simpatia incredibile, e ce l'ho tuttora perché la sento spesso, era quella della signora Lattanzi. La signora Lattanzi per me è stata una delle più brave doppiatrici che siano mai state, però molti miei illustri colleghi, generalmente quando la rifanno la sciupano, la sporcano, la involgariscono, no. Io voglio farla come la sentì allora, in pochissime frasi, anche per non esagerare un po', di Gilda. E allora? Oh, te l'ho detto già più di una volta, sai? Sono terribilmente stufa. Stufa! Io non ti amo più, John. In amore si può anche perdere, sai? Lasciami in pace, lasciami vivere la mia vita. Ma che cosa vuoi tu da me? Io non ti amo più. Io voglio essere come quella che ho sempre desiderato di essere, John. Io ti amo. Ma l'amore è un sentimento eccitante, quasi come l'odio. Ed è per questo che ti odio. Amore mio, love me forever, and let forever begin tonight. Amore mio, when we're together. Troppo, troppo. Voi avete il grande privilegio di poter dire: io c'ero alla serata d'onore di uno grandissimo come Elio Pandolfi. E questa sera forse molti, anche molti giornalisti che sono qua, si saranno detti: ma ce ne siamo sempre accorti di come era grande e come grande, come bravo Elio Pandolfi. Insomma, qualche momento o no? Non riesco a vedere. Ma mi ha fatto anche molto piacere che lui abbia ricordato Tina Lattanzi, che è stata molte volte ospite del mio programma, che adesso non sta bene, non è più proprio ragazzina, ha 92 anni, ma è a Milano, poi quest'estate è stata un po' sull'Adriatico, non sta benissimo, ma a me mi scrive una volta al mese una lettera piena di grande vivacità, dicendo: appena sto un attimo meglio torno, e io le faccio sapere che sì, che basta che lo dici, io levo un altro ospite e viene Tina Lattanzi. Adesso mi ha fatto molta emozione sentire. Ma lei era molto carina con me. Mi ricordo che un giorno, che stavamo a leggio insieme al doppiaggio, mi disse: ah, falla un po' soltanto stanca, non mi va. Poi era una donna molto spiritosa, più pensa, la incontrai a Milano che doveva fare My Fair Lady. E dissi: signora, ma lei fa My Fair Lady, una bella parte? Ma insomma, ma non scritturata, perché sono ancora piuttosto decorativa. Oh, ma tu hai anche sostituito doppiatori. Ma io no.